ciò che non può essere detto e su cui è impossibile rimanere in silenzio, sosteneva Victor Hugo. Maestro Iaccarino, i suoi bambini ci hanno dimostrato questo stasera. Sì, decisamente. È una gioia per me avere questo coro, perché con la musica riescono ad esprimere tutto quello che in realtà dovrebbe rimanere in silenzio. La musica è vita, la vita è musica. Quindi crescere con la musica... Li fa crescere in armonia con se stessi e con gli altri, sicuramente. La musica fondamentalmente a questo serve. Qual è il rapporto che lei cerca di instaurare con i bambini? Perché comunque lei è anche una docente, quindi cosa vorrebbe che al bambino rimanesse qualcosa sia dell'insegnamento, sia della musica, sia comunque di lei, della sua figura? Certo. Essendo un coro di bambini, sostanzialmente abbiamo bisogno di una certa autorevolezza, però sicuramente restano, hanno di me un ricordo poi dolcissimo, nel senso che sono abbastanza materna, anche se autorevole. Ritorniamo un attimo, diciamo, a lei, la sua carriera. Inizia a 5 anni a studiare pianoforte, ma c'è stato un attimo in cui proprio della sua carriera ha detto questa sì è la mia strada, io mi sento in armonia con la musica? Sicuramente. Però è sempre stato coltivato come un hobby, una passione. Non ho mai pensato di fare della musica un lavoro. Nel modo più assoluto, perché la musica è passione e in quanto tale non può essere fonte di guadagno, per cui sì, è la mia strada come passione, ma non come lavoro. Nella vita faccio altro. Infatti sì, comunque sei un insegnante, quindi alla fine, come dire, la tua strada è questa, forse proprio per una nuova ispirazione. Sì, sostanzialmente sì, ho assecondato la mia passione e poi è quello che cerco di trasmettere ai miei bambini. Questo piccolo coro, Junior, sì, così lo chiamiamo, nasce nel 2008, sì, per volere del presidente dell'Associazione Corale Santa Maria dell'Auro. Sì, ricordiamo Luigia Cafiero. Luigia Cafiero, la professoressa Luigia Cafiero. Che l'ha fortemente voluto. Adesso capiamo più. Perché quando ti senti di cantare capiamo anche il perché. E, io sono rimasta ai tempi del coro arcobaleno. Sì. Diciamo qualche anno fa. Maestro, cosa succede il 2 gennaio? Il 2 gennaio ci sarà un concerto totalmente dedicato a loro, di cui saranno i protagonisti. Quindi ricordiamo, questo è solo un assaggio. Infatti. Per mangiare tutta la torta ci sarà il 2 gennaio. Ci sarà il coro Santa Maria dell'Auro Junior, che seguirà 9 canti natalizi della tradizione ma anche moderni, e poi c'è un trio di un soprano, contralto e baritono che si esibiranno in 4 canti tradizionali insieme ai nostri bimbi. Sì. Quindi non ci faremo mancare niente. E un augurio speciale per l'anno che viene? Alle porte. Che il 2012 sia sicuramente un anno all'insegna della musica. Maestro, noi la ringraziamo, è stato gentilissimo, grazie anche per averci fatto vivere questo momento. Grazie a voi. Ok, arrivederci.